È stato l'emozionante suono del silenzio d'ordinanza ad accompagnare la cerimonia commemorativa che si è svolta a San Cataldo in occasione della giornata mondiale dell'emigrante e del rifugiato. Emozionante come la lettura della preghiera di una rappresentanza di 12 migranti minorenni dei 60 ospiti dell'IPAB canonico pagano. Il terzo anno consecutivo per una cerimonia a cui hanno partecipato tra gli altri, oltre al sindaco Modaffari e alla giunta anche l'arciprete Biagio Biancheri, che ha rievocato le parole di Papa Francesco dedicate soprattutto ai migranti e rifugiati minorenni. L'unica patria è quella in cui vivi, sono state invece le parole del diacono del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, Michele Sant'Agati, prima dell'omaggio floreale degli alunni delle scuole alle tombe dei tre migranti vittime del naufragio nel Mar Mediterraneo. La nostra amministrazione comunale è molto sensibile a questo tema dell'accoglienza e ha voluto per il terzo anno consecutivo dedicare questa giornata a ricordare i migranti che sfuggono dalle loro terre per cercare una migliore condizione di vita in altri popoli, in altre nazioni. E la nostra collettività all'interno del proprio cimitero ha accolto tre migranti che sono deceduti in tragedie del mare. La prima che è avvenuta il 3 di ottobre del 2013 a Lampedusa, quando perirono 368 migranti. Abbiamo un giovane migrante che inizialmente era soltanto indicato col numero 241, ma la città di San Cataldo, che vuole viceversa ricordarlo non come numero, bensì con nome proprio, ha voluto dare il nome di Ganet 2 anni fa. Poi nel 2015 abbiamo accolto altri due migranti che sono periti nel 3-4 maggio del 2015 e sono una giovane donna di nome Messi, e questo ne siamo certi poiché una sua connazionale ha indicato il nominativo e l'età, 20 anni, e un altro giovane di età presunta di circa 25 anni che abbiamo voluto indicare col nome di Karim. La nostra collettività è molto accogliente, tant'è vero che oggi abbiamo chiamato anche i ragazzi dei minori non accompagnati che sono in una struttura qui a San Cataldo, abbiamo voluto anche invitare le scuole e le istituzioni allo scopo di far sì che questo momento sia un momento di ricordo, ma contestualmente sia un momento per cercare di conoscere le vere situazioni che generano questi flussi migratori. E ciascun cittadino è cittadino del mondo e ha diritto di vivere una vita dignitosa in ciascuna parte del mondo stesso. Noi siamo qua proprio a rappresentare questa esigenza e siamo qua per ricordare che chi sfugge alle proprie terre lo fa perché ne ha effettivamente necessità e bisogno.